Delia? Chi è Delia? Chi è Delia? È una donna. È una madre, è una moglie e si definisce così, nel senso che questi sono i ruoli che la definiscono. E invece è molto altro, ma lei non lo sa. È una donna ed è un essere umano. E a volte sembra che non ne abbia coscienza, perché così le hanno insegnato. E piano piano però questo racconto, grazie all'amore nei confronti di sua figlia, riuscirà a muoversi dallo stallo in cui si trova e cambiare qualcosa, non solo per la sua vita ma anche per la vita di sua figlia. Senti, hai consultato in famiglia, zie, parenti, per farti raccontare com'era all'epoca? Nonne, bisnonne, l'ho consultate, ma tra l'altro le mie nonne non ci sono più. Ci sono cresciuta con i loro racconti, sono cresciuta con i loro racconti e sono anche l'ispirazione di questa storia. Senti, invece l'esordio dietro la macchina presa era come te l'aspettavi, al di là che insomma sei già stata in quel reparto alla fine, sì, certo, per tuo marito, però poi farlo tu, com'è stata? Ma è stato naturale dopo gli anni di scrittura dei film, non volevo più lasciarli andare, volevo poi farlo io, non lo volevo affidare poi al regista. Rischi e quindi poi dobbiamo portarla via, è stato abbastanza naturale fare questo passaggio. Comunque è stato un passaggio impegnativo, ma mica drammatico. Quindi pronta per il secondo? Paola, hai raccontato le scene di violenza con coreografie, musiche. Com'è nata questa scelta così particolare? Le canzoni mi hanno ispirato molte scene di questo film, in particolare la canzone Nessuno, cantata, suonata da Ferruccio Spinetti e interpretata da Petra Magoni, hanno fatto sì che potessi immaginare un'alternativa in una scena di violenza accompagnata da una canzone che noi conosciamo tutti come una canzone d'amore, nessuno ci può separare e saremo insieme per l'eternità, ma con un compagno di vita così, che non è un compagno di vita ma è un padrone, l'eternità, la promessa dell'eternità suona come una condanna. Mi sembrava questo, mi sembrava forse naturalmente a contrasto che questo potesse essere il modo giusto per raccontare un momento molto duro, molto violento. Senti Paola, il cinema, perché ti sei innamorata del cinema, ora sei passata anche alla regia, ecco, il cinema per te, il significato? Ma il cinema lo sai cos'è, per me è il posto dove mi vado a sedere e dove, cioè la sala cinematografica per me, è il posto dove vado a sedermi e a vedere qualcosa che mi piace, che non mi piace, che mi pone delle domande, dei dubbi, qualcosa che non mi lascia mai comunque indifferente nel bene e nel male, ed è un posto che mi stimola, così come il teatro, così come altri luoghi. E però il cinema credo sia lo vivo principalmente da spettatrice. Ho la fortuna la fortuna non esiste, è un privilegio, diciamo, di poterlo fare come mestiere, quindi è un mestiere ed è il mio mestiere. Grazie Paola. Grazie.